Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vi vado a mostrare questi pantaloni a tema caccia barra pesca. Li ho acquistati appunto per andare a pesca, per potermi mimetizzare nella vegetazione andando a pescare, diciamo, le trote nei fiumi. Sono davvero dei pantaloni molto validi, andremo a vederli subito insieme, ma prima di iniziare con la video recensione iscrivetevi al canale, lasciate un like, anche perché usciranno nuove video recensioni a tema abbigliamento da caccia barra pesca, quindi magari potrebbero interessarvi, e tra l'altro rappresenta per me un supporto alla vostra iscrizione, un vostro feedback, visto anche che questa recensione, come anche le altre recensioni, non sono sponsorizzate da Decathlon. Partiamo subito. Modello 520, quindi pantaloni da caccia 520, si chiama così. Ho acquistato direttamente online ad un prezzo di circa 20 euro scontato, quindi davvero un buon prezzo, e devo dire che questi pantaloni sono prevalentemente dei pantaloni da autunno barra inverno, quindi tengono molto caldo. Adesso io vado a leggervi direttamente dal sito, dalla pagina, vi lascio comunque il link in descrizione, alcune delle caratteristiche. Allora, come vedete la fantasia è ben fatta, comunque sembra veramente una foto del bosco stampata direttamente sui pantaloni. È impeccabile, devo dire, non è quindi sfocata, si vedono tutte le foglie, i ramoscelli, è davvero ben fatta, quindi sul fatto di mimetizzarsi con la natura devo dire che non c'è problema assolutamente. Potenza termica, viene appunto scritto sulla pagina che sono foderati i micropile. Infatti già al tatto si vede che sono pesanti, quindi all'interno c'è uno strato comunque di micropile, e questo è davvero ottimo quando si va, diciamo, a caccia o a pesca nei periodi più freddi. Le cuciture sono davvero ben fatte, ci dovrebbe essere anche un grado di impermeabilità alla pioggia, infatti viene detto che c'è una membrana traspirante impermeabile. E le cuciture sì, sono ben fatte. Abbiamo poi delle tasche molto comode per chi va a pescare o cacciare, quindi per mettere dentro cartucce o comunque anche cucchiaini, spoon, esche artificiali. Una tasca con il logo, tra l'altro, impresso, apertura con i bottoni. Un'altra tasca sull'altro lato, sempre con i bottoni, bella grande. E poi abbiamo due tasche normali, quindi ci potete mettere anche il telefono, per dire, e una tasca sul retro. Eccoci qua, sempre con chiusura con i bottoni. Tra l'altro ci sono tutti i passanti per la cintura, c'è comunque l'elastico, diciamo, che va a stringere sulla vita. E come taglia io devo dire, qua c'è inoltre la cerniera, la zip con la chiusura a bottone, e come taglia appunto devo dire che io ho preso una S, però mi dispiace perché non mi stanno un po' piccoli, quindi sicuramente dovrò optare per una M. Io ho comunque un 86 di girovita e devo dire che mi stanno piccoli, peccato, perché sono veramente fantastici, pesanti, belli visivamente, materiali ottimi, cuciture anche si vede ben fatte, e devo dire che ne vale veramente la pena. Poi trovandoli a quel prezzo che vi dicevo, scontatissimi, devo dire che sono un ottimo acquisto. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, vi faccio vedere anche l'interno, e quindi se avete qualsiasi domanda o dubbio scrivetemi, e iscrivetevi comunque anche al canale e lasciatemi un feedback. Ci vediamo alla prossima video recensione.